abbiamo neanche allora. 10 euro di incasso abbiamo fatto oggi, allora, rispetto guarda. Alle 150 200 euro che facevamo. Allora qui noi stiamo facendo un progetto di albero urbano che stiamo facendo adesso, proprio in questi giorni. Avete visto, abbiamo fatto già gli scavi per gli alberi, vengono in settimana a montare tutto, le panche e tutto il resto. Questa l'attrezziamo come una piazza. Voi avete la possibilità, anche immediatamente facendo la domanda, di attrezzarvi, mettere o le strutture fuori, ti puoi attrezzare tavolini, tutto quello che vuoi, senza problemi, non è più come prima, tu ti puoi attrezzare. Puoi anche chiedere l'autorizzazione per farti una struttura esterna, nel senso, sai, un gazebo ben organizzato, riscaldato se lo vuoi fare d'inverno e tutto il resto. La stessa cosa vale per le salumerie, i ristoranti, espositori. Se vi attrezzate da questo punto di vista, questa la stiamo trasformando in una piazza che diventa momento di aggregazione del quartiere, anche oltre il quartiere. Qua faremo al centro della piazza, mettiamo un punto di persone che passano, ormai qui c'è cioè l'afflusso della gente che avevamo prima. Signora, adesso il mercato non si vede più nessuno. Va bene, uno che c'è un'emergenza di frutta e verdura, puoi esporre la frutta e verdura in ogni angolo della piazza, signora. Scusate, le cappuccine l'avete fatta coperta e fatelo un piccolo piazzo qua, pure con 5 bancherelle. Un momento, ha ragione, però noi possiamo avere la condizione di quel locale là. Scusate, entrare quel locale. Avete voi un'intera fila di negozi. Se voi vi mettete in condizione bene, questo è già di per sé un centro commerciale. Cioè, se io ho una licenza negozi. Di frutta e verdura, posso esporre la mia frutta e verdura? Cioè, io sono, ho una licenza di alimentare e frutta e verdura. Posso esporre? Ah, questo è già un conto. E siamo già 5-6. Poi abbiamo quel locale che può ovviamente, essere usufruito. Ovviamente, mettetevi nelle condizioni, non è che mi mettete no, al centro della piazza. No, dentro i nostri... C'è una macelleria, tre alimentari, questa tre bar, sei pescherie. Oh, anche voi, scusate, pescherie, macellerie, salumerie, il bar, c'è anche voi, questa piazza bisogna farla vivere da sera pure. La macelleria mi voglio fare la rossa, ma datemi una mano. Io voglio fare l'hamburgeria, per esempio. Allora, la macelleria può fare questo, le pescherie potete fare la friggitoria esterna, mettete i tavoli, cioè voglio dire adesso vi dovete attrezzare pure. Pagare un mare di soldi per mettere ma guarda, il pubblico può essere dato come dice gratuitamente adesso, a distanti locali adesso fammi verificare sul regolamento, però voi prevedete di farla questa cosa. Quelle transenne non servono adesso, fateci lavorare subito. Le transenne bisogna togliere, se no le togliamo noi. Cioè voglio dire, oggi rinvigorire la piazza aspetta solo a voi, perché noi vi daremo tutte le mani del mondo in maniera tale. Questa diventa una cosa, ovviamente tieni conto che comunque appena tolta la transenna diventa finalmente con la possibilità di parcheggiare, cioè, al centro della piazza dobbiamo creare questo ambito in cui ci saranno panchine per sedersi, panchine più larghe di marmo intorno, un grande albero su questo. Se avete detto che siete tutti d'acqua, lasciamo la predisposizione, poi se un giorno vi vorrà...